benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di cominciare, come sempre, tempestate di like questo video e arriviamo a 10.000 like. Quindi, come al solito, vi do 3 secondi di tempo per mettere like. Vai! Bene, ora che avete messo like a questo video, oggi andremo a visionare un nuovissimo video di Parkinson e Cestino, perché sono ritornati, sono ritornati a comprare merda nel dark web, perché non si rassegnano, no, non si arrendono, no. In ogni caso, raga, vi lascio in descrizione tutta la playlist completa di tutti i video che ho fatto sino ad ora di ho comprato merda nel dark web, d'accordo? Raga, andiamo a visionare questo nuovo acquisto epico di Parkinson e Cestino. Andiamo a creare l'atmosfera spegnendo la luce e cominciamo. Welcome back to a brand new episode of Luxury. Ciao Parkinson! Ciao anche a te, Cestino! Sempre con gli occhiali, ovviamente, non devono mancare gli occhiali, perché altrimenti non è Cestino. Chester found a new site on the dark web. Ok, Chester ha trovato un nuovo sito nel dark web dove vendono animali stranissimi, mostri, diciamo, perché di mostri si parla, alle 11:51 di sera, di notte, diciamo. Exotics pet, cioè nel senso animali esotici, perfetto. Ci sono i gatti amorevoli, i vermi, i parassiti, i cani amorevoli, i pesci, i ragni e i grandi pesci. Cioè i pescioni, no, diciamo, i pescioni. Is that your mom? We're filming a video. Okay, we can film, but we gotta be quieter. C'è la mamma di Chester che chiama Chester, dice: che state facendo? Stiamo facendo un video. Stiamo comprando merda nel dark web, stiamo comprando. No, go to the parasite. No. Giustamente Chester dice: abbiamo comprato di tutto, abbiamo comprato lo schifo nel dark web, andiamo a vedere cosa ci offre la sezione parassiti, no? I parassiti non li abbiamo comprati nel dark web, compriamoci un parassita che entra dentro di noi, no? Perché i parassiti, voi sapete, vivono in simbiosi con l'ospite, no? Ok, andiamo a visionare i parassiti, i 4 parassiti che hanno in questo sito veramente al bacio. Shin Peler, che praticamente costa $980, che credo, cioè, sembra una sorta di lungo verme con delle zampette che finisce a forma di coppola di minchia, perché se voi ci fate caso sembra che ha la cappella. Comunque andiamo avanti. Spinal Colum Worm, verme del colon spinale, che sta a $2,100, ma è scontato a $1,900. Questi del dark web si fanno i soldi. Cioè vendono merda e si fanno i soldi. Fermo restando che nel dark web comunque si dovrebbe utilizzare il bitcoin o no, o qualche criptovaluta, però vabbè. Swedish Horse Worm, che sta a $1,300, ma è scontato a $1,200. Dermatopite Verils, che sta a $550, ma è scontato a $300. Quale si andranno a comprare secondo voi, raga? Scrivetemelo nei commenti. Quale secondo voi si vanno a comprare? Quale? Dermatophyte Vermis? Ah no, ce ne sono altri due! The Bad Worm, $2,600. Ed infine c'è Hog Worm, che a giudicare dalla dimensione sembra che sia una cosa grossa così, no? E sta a $1,900. Secondo me comprano quello che costa di più. Cioè dei Bad Worm, praticamente. $2,600 buttati nel cesso, no? Parkinson e Cestino, sì? The bedworm and the hogworm. Tu, let's check out the bedworm. The bedworm, ovviamente, okay, so quello che costa di più. Certo, certo. This is not something that you would keep as a pet. Bro, it's a bedworm, it probably sleeps in your bed. Glielo danno con il contenitore incluso, eh. This parasite enters the human through the nose. It will wrap around the... Bro, this is not a pet. Dude, it says right there, you could function normally. Cioè, se comprano questo, ma se comprano questo, cioè $2,600, comprate quello che fa più schifo per giunta. Warning, do not handle directly. Parasite will get excited by the sight of human skin. Keep in dark. Cioè, vogliono morire praticamente, se non si vogliono fare parassitare, infettare. It's a worm. You don't even have to touch it or see it. I'll keep it in my room. Bro, it's not, I'm not afraid of it. I just don't trust where we're getting it from. We don't know what this is. Let's just get it. Non ci credo,
L'hanno comprato! A mezzanotte e nove l'hanno comprato! Ma comprate qualche parassita che costa di meno, che magari forse è meno efficace, che tra l'altro hanno speso più di $3,500. Hanno preso praticamente il parassita più l'habitat del parassita. Raga, un attimo, approfitto di questo momento un po' per recuperare un po' il senno, perché sono veramente fuori di testa in questo momento in base a quello che sto vedendo, per dirvi che tutti i miei link sono in descrizione come sempre. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo nel vostro apparato rettale qua sotto. Mi raccomando, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. E sempre in descrizione troverete il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, andatevi ad iscrivere in massa anche a quel canale YouTube e attivate la campanellina anche lì. Detto questo, continuiamo a farci possedere, parassitare dai parassiti del dark web di Parker e Chester. Andiamo avanti. Due giorni dopo, alle 8:34 di sera, gli è arrivato il messaggio che gli è arrivato il parassita a casa, perché giustamente gli arriva di notte, perché di notte altrimenti non c'è piacere che nel dark web, no? Di notte ti arrivano le cose. E gli arriva una scatola con un simbolo molto inquietante, che praticamente è il simbolo, diciamo, della radioattività, del pericolo. Maybe we shouldn't be touching this. Quindi praticamente è radioattiva sta cosa anche. Raga, sembrava un peto! Vi giuro, sembrava un peto quando stavano per aprire la scatola. Ok, all'interno c'è l'urna, cioè il contenitore con il liquido, e all'interno il parassita e dei guanti per maneggiare il parassita e quello che c'è all'interno. Perché ovviamente Chester senza guanti adopera quello che c'è là dentro. Cioè tocca senza guanti. Ma dai, ma per ascolto ci sono i guanti! C'è tipo il coronavirus là dentro, il coronavirus! C'è scritto anche biohazard nella scatola, dai! Ci vuole un po' di intelligenza però, non è che, cioè, addirittura lo apre senza guanti! Beh, mettici le mani dentro nel frattempo che ci sei! No, veramente! Gli mette le mani dentro veramente! E se sei un coglione, Chester, sei un coglione! Se no, veramente, raga, veramente... Un attimo, aspetta, un attimo! Cioè, ma allora io dico, ma... Ma allora, scusami, Allora, Chester di minchia, Chester, c'erano i guanti là dentro. C'hai una scatola con su scritto biohazard, ok? Quindi è pericoloso, ok? È radioattivo, capito? Ok, tu devi prendere i guanti, devi inserirti i guanti nelle mani e poi toccare quello che c'è all'interno, ma con i guanti però. Perché lo tocchi senza guanti? Per giunta lo apre e gli mette il dito là dentro, cioè... Capite quanto è deficiente, capite? Ok, chiusa questa parentesi, andiamo, perché ragazzi, mi sono incazzato. Chiusa questa parentesi, andiamo avanti. Rispegniamo di nuovo la luce. Si ha a che fare con dei deficienti. Poi ti lamenti perché a Chester gli succedono tutte cose. Ma è normale, è un deficiente, è normale, no? È normale. Mi ha morso, perché sono un c***o e non ho usato i guanti. Dude, let me see it, are you okay? Quanto è deficiente, raga, quanto può essere deficiente? Let me see it. Stop, it's not a big deal. Addirittura gli ha fatto già subito infezione. Ma io dico, ma ci vuole un po' di intelligenza. Le 11:34 di sera, 11:34. C'è Parkinson che dice che praticamente Chester si sta sentendo male. È normale, no? Please, do come on, let's go. Si tocca la pancia, cioè, gli viene da... ha la diarrea, cioè dovrebbe cagare, secondo me. Dude, if we don't go now, like, you're gonna die, bro. You do not look... Chester, mi raccomando, gli occhiali non te li levare, che se ti levi gli occhiali poi non sei più tu, mi raccomando. Che se si leva gli occhiali può diventare intelligente. Invece no, Chester deve essere un deficiente. Perché altrimenti perché mette le mani dentro l'urna dove c'è il parassita per farsi mordere, no? È normale. Non ci credo. Ok, Chester va dal dottore, nell'ufficio del dottore, ok. Ok, dude. Ci arriveranno mai all'ufficio del dottore? C'è Chester che sta morendo praticamente. Si sta sentendo morire dentro. Sta malissimo. Raga, vediamo chi è questo famoso dottore. Soprattutto se è un dottore professionale. O l'hanno preso nel dark web il dottore. A sto punto sono curioso di vedere che dottore sia. Che gioia, che gioia.
Raga, l'una e due minuti di notte si accingono ad andare dal dottore. Sono curioso di vedere che dottore sia. L'hanno preso nel dark web a quest'altro dottore. Sì, l'hanno preso nel dark web, raga. Ma veramente si vede che è un professionista, eh? Si vede. Chester's here for his doctor's appointment. Could we come in? È affidabile. Yeah. Cioè, si vede che è veramente affidabile, come persona. Sì. Cioè, non è che vanno all'ospedale, vanno nella casa di un dottore che secondo me non è manco dottore. Cioè, la laurea per essere dottore l'ha trovata nel fustino Dash, cioè nel detersivo. Questo è lo studio del dottore. Andiamo bene, raga, andiamo benissimo. Cioè, lui lo dovrebbe operare qua dentro. Porco Giuda, ma veramente si affidano a questa gente? Allora, giustamente, calcolando Parkinson e Cestino che comprano roba nel dark web anziché comprare roba normale al supermercato, se si sentono male non vanno all'ospedale, vanno nei dottori che poi non sono manco dottori e che si improvvisano dottori, no? Perché Parker e Chester le cose normali non le fanno, ma assolutamente no. Ok. Perché gli sta facendo divaricare le gambe? Cioè, è un ginecologo o è un dottore? Il ginecologo è un dottore, ma è un ginecologo o un dottore, diciamo, tra virgolette, cioè normale? Non capisco. I'm not convinced this guy's dottore, a doctor, a Chester il parassita l'ha morso nel dito. Non c'entra il divaricatore di gambe. Cioè, aspetta un attimo, stop un attimo. Cioè, Chester sta dicendo che il parassita ha deposto delle uova all'interno del suo corpo? Con un morso? Come ha deposto delle uova all'interno del suo corpo? Come cazzo fa un parassita con un morso a deporre le uova all'interno del corpo di Chester? Cioè, il parassita non gli è entrato dentro, raga. Quindi come cacchio è possibile sta cosa? Quindi ha fatto divaricare le gambe perché gli deve entrare nel retto. Non mi voglio fare domande, andiamo avanti per cortesia. Quando finisce? Appena cominciamo, figurati. È una tragedia questa. Open wide. E Chester che è tranquillo lì con le gambe aperte. Gli sta infilando tutta la mano in gola. Una sonda. La sonda. Gli sta entrando la sonda dentro la bocca per poi farla passare all'interno della gola e fino allo stomaco. Voglio vedere se veramente ha le uova là dentro. Che si dovrebbe vedere dallo schermo, no? C'è uno schermo lì. È entrata veramente. Oh my god! Dr. Mumbly, what the hell is that? You got... No, vabbè, veramente. Dude, that is not... Ma veramente. Dude, ci sono dei vermi là dentro. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Io spero che sia un filmato fake quello. No, no, non può essere. No, non ci credo. Non ci credo, veramente. Sì, però adesso come glieli leva da là dentro? Oh, stop it, stop it, stop it, stop it. Okay, dude, seriously, stop. No, questo non mi sembra tanto normale, eh. What is it? And don't drink water or consumption for the next 72 hours. Dude, what the hell? That does not sound like anything a doctor would say. È una pillola, gli ha dato una pillola. Cioè, secondo il dottore, con quella pillola dovrebbe espellere, uccidere ed espellere i parassiti? Ma perché poco fa allora hai preso il bisturi? Me lo spieghi, dottore? That's fine. Ma la posi quella lattina di merda! C'è quello che c'ha i parassiti all'interno del corpo, dottore! Ma come cazzo fa a mangiare? Ha visto dei vermi all'interno di un corpo umano, come cazzo fa a mangiare? Rientrano in macchina per ritornare a casa. È una tortura sto video. Raga, un attimo, approfitto di questo momento un po' per recuperare un po' il senno, perché sono veramente fuori di testa in questo momento in base a quello che sto vedendo, per dirvi che tutti i miei link sono in descrizione come sempre. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram, come al solito ve lo impiallo nel vostro apparato rettale qua sotto, mi raccomando venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. E sempre in descrizione troverete il link del mio secondo canale YouTube, mi raccomando andatevi ad iscrivervi in massa anche a quel canale YouTube e attivate la campanellina anche lì. Detto questo,
continuiamo a farci possedere, parassitare dai parassiti del dark web di Parker e Chester. Andiamo avanti. These are literally Advil. No, due pillole gli ha dato. Gli ha dato due pillole. E se li sta prendendo adesso. I'm already feeling better. Let's just go home. If I get sicker, we can come back in the morning. Beh, non è che mi fido tanto di quel dottore lì, eh. Se ti fanno sentire male, poi che succede? Ecco, ritornati a casa, raga, alle 2:18 del mattino. Quindi alle 2:18 di notte. Vediamo come va a finire sta storia. Mamma mia, che tortura. Ok, guys, so Chester went into his room to go to sleep. Quasi alle 2:30 di notte, eh. Le 2:20. Non si sente più Chester. Chester non si sente più. Nella camera sta per i cazzi suoi, Chester. Sta soffrendo, ma non parla, non si lamenta. Ah, qualche spasmo. Si vede che sta male, raga. Sempre però con gli occhiali, eh. Sta male, ma con stile, con gli occhiali. No! Dove c***o è andato a finire il parassita? Dov'è il parassita adesso? Se l'è mangiato Chester, aveva fame. Hey guys, so I'm not feeling. Alle 3 e 5 di notte c'è lo stomaco di Chester che. And it wasn't there before? I think the medication's working. Che cosa c'ha sotto pelle? Che cos'è quella cosa? Cos'hai nello stomaco, Chester? Ok, good night. Ma è impressionante. Questi se la passano tutta la notte senza dormire. Stiamo scherzando. Ma seria sta cosa? È seria sta cosa? Rivediamolo, raga. Raga, ma di che stiamo parlando? Ma che schifo. Ma che cazzo. Ma no. Ma schema. Taglia in estra. Ma che stiamo di. Ma che stiamo dicendo? Chester senza occhiali fa più impressione. Si è levato gli occhiali, quindi non è manco. Ormai è posseduto. Ma che è un alien? È un alien quello. E quindi ne ha due, perché uno ce l'aveva già all'interno e l'altro gli è entrato nel culo. Gli è entrato nel retto, raga. Assurdo. Andateci ora dal dottore, andateci ora. Roba da pazzi. Cioè, gli hanno estratto il parassita di 4 km da dentro lo stomaco. Che poi erano due, non era manco uno. Quindi due parassiti, no? Cioè, due al prezzo di uno. Cioè, si sono moltiplicati i parassiti, ok? Che io mi ricordi ne avevano comprato uno. Mentre invece adesso sono due. Cioè, si moltiplicano.